occupati al TG Economia di TL Group. In primo piano questa settimana le elezioni europee di domenica 7 giugno. L'Ungheria ha votato per la seconda volta e il voto è iniziato alle 6 di domenica mattina. L'Ungheria sceglie 22 membri dei 736 del Parlamento europeo, due in meno rispetto al primo anno di votazione per l'Ungheria, il 2004, anno dell'annessione dell'Ungheria all'Unione europea. Sono 10 i partiti che hanno presentato le loro liste. I risultati saranno discussi nel prossimo TG Economia e sul magazine economia.hu. Secondo i primi dati disponibili a 2 ore dalla chiusura dei seggi, sarebbe il partito di destra ungherese ad aver ottenuto la maggioranza dei voti, raggiungendo il 67% delle preferenze contro il 19% raggiunto dal Partito Socialista. È stata aperta il 9 giugno la mostra Esposizione Motociclo Italiano, che porta i modelli delle più note case produttrici italiane al Museo dei Trasporti di Budapest. La mostra sarà aperta dal 9 al 30 giugno e ha fra i suoi scopi quello di promuovere il motociclo come mezzo da usare in città per risparmiare tempo e ridurre il traffico. È stato annunciato un taglio ai posti di lavoro da un'importante azienda alimentare ungherese che dal 10 giugno licenzierà circa 500 lavoratori su un totale di circa 1.800 dipendenti. L'azienda si occupa di lavorazione delle carni ed è specializzata in pollame. A quanto pare la domanda appunto di quest'ultimo prodotto sarebbe diminuita negli ultimi mesi. L'indice PMI dei direttori agli acquisti per il settore manifatturiero è salito di 4,7 punti nel mese di maggio scorso, toccando il 45,3%. A riportarlo è l'Agenzia Ungherese per la Gestione della Logistica, degli Acquisti e degli Inventari, la ALPIM. L'Ungheria ha partecipato alla World Investment Conference, che si è svolta fino al 5 giugno in Francia, nella regione della Loira. L'incontro è stato dedicato quest'anno alle città globali e ha indagato le opportunità delle città del presente e del prossimo futuro. L'Ungheria è stata presente con il ministro all'economia e allo sviluppo, István Varga. La Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo ha messo a disposizione dell'unità ungherese della Banca Raiffeisen una linea di credito da 25 milioni di euro. Il credito servirà per finanziare progetti delle aziende municipali per il risparmio energetico. Restando sull'argomento dell'energia, è stata annunciata la costruzione di 7 stazioni idroelettriche in Ungheria, ad opera dell'azienda Blue Stream. La Blue Stream realizzerà gli impianti gradualmente da adesso al 2011. Dal mese di luglio aumenteranno i prezzi dei mezzi pubblici di Budapest a seguito dell'innalzamento dell'IVA dal 20 al 25%. Su economia.hu trovate in dettaglio i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti. Chiudiamo come sempre con borsa e monete. Il BUX ha chiuso la seduta di venerdì in rialzo del 3,4% a 15.635,99 punti. OTP ha guadagnato il 7,7%, Moly il 2,5% e Richter il 2%. Infine, l'ultimo dato del fiorino di venerdì, 288,4 fiorini contro 1 euro. Vi auguro una buona settimana e vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube www.youtube.com/economiahu. Iscrivetevi anche alla nostra newsletter gratuita tramite il sito www.economia.hu e riceverete i nostri aggiornamenti direttamente sulla vostra casella di posta. Una buona settimana, una buona giornata da economia.hu e da ITL Group. Arrivederci!